come è la terza? Sì, anche la terza, stavolta ho fatto un portafoglio più diversificato e la prossima al debutto, non, insomma, ho cercato un po' di fare un fine tuning rispetto alla mia prima apparizione, quindi ho provato a diversificare euro-dollaro, un cross assolutamente, credo, seguito dai due telespettatori e qui ho battezzato un long. Un long, quindi pensi che il movimento iniziato, diciamo la soglia psicologica di 1,20 sia destinato a proseguire a favore evidentemente di euro contro il dollaro americano, ma soprattutto pensi che quei massimi fatti registrare nelle scorse settimane arrotondando a 1,23,50 saranno in grado di reggere oppure veramente l'obiettivo finale, il target naturale di questo rialzo che dura ormai da diverso tempo è quello 1,25? Guarda, io sono stato un po' più conservativo, non ho voluto, nella logica anche del gioco un po' tattica, non dare target troppo ambiziosi. Quindi il mio target è 1,22, lato diciamo gioco, ma non escludo, esulando dal gioco, che i massimi toccati, mi sembra il 6 gennaio, proprio all'inizio dell'anno, 1,23 e mezzo, possono essere ritoccati. Il tema dell'euro-dollaro è sostanzialmente questo, è stato un cross che ha annoiato per sostanzialmente 2 anni perché si era molto contratto nella volatilità e invece il tema è che finalmente a partire poi da ottobre così si è ritrovato un po' di direzionalità, il prezzo è partito da 1,16 e si è fatto 8 figure all'insù. E quindi è anche un po' più divertente, no? Perché sai, ci sono stati mesi veramente in cui c'era bassissima volatilità, era anche difficile operare perché era abituato a uno strumento volatile, direzionale e quant'altro. Quindi anche qui la stessa logica, pullback a 1,20, se fai caso l'ha fatto già il 4 e l'8 febbraio, il pullback a 1,20 è ripartito, mi aspetto un altro pullback a 1,20 e poi la ripartenza verso, diciamo, i massimi toccati inizio anno. Allora vediamo i valori puntuali della strategia long che proponi. Alcuni li hai già detti, ma facciamo il riassunto. Una strategia long che si attiva. Attiva al test di 1,20, il target l'ho anticipato 1,22 e lo stop loss è, diciamo, abbastanza ampio, ma insomma, una figura e mezzo, 1,18 e mezzo. È un livello che smonterebbe senz'altro, diciamo, la struttura rialzista, perché poi se rompa all'ingiù probabilmente l'idea è sbagliata. Sono stato abbastanza didascalico, abbastanza didattico, però insomma sono abbastanza fiducioso anche qui e quindi anche in questo caso ho messo 4 stelline.